120 incontri, 10 istituti, 10 città, 37 scuole, 50 autori prestigiosi. Questi gli ingredienti del progetto Gutenberg, fiera del libro, della multimedialità e della musica per il 2014. Arrivato alla 12ª edizione, quest'anno il progetto avrà come tema la natura, gli artifici e le storie. Racconterà attraverso un magico e profondo percorso tra e nei libri il progresso e la modernità, senza mai perdere di vista l'esaltazione della bellezza e della natura. Il Gutenberg è un progetto ambizioso che mira alla promozione della lettura e della cultura. Oggi da progetto regionale aspira a diventare modello nazionale, è unico infatti nella sua programmazione, unico in tutta Italia. L'assessore regionale alla cultura Mario Caligiuri, che ha presentato questa mattina il progetto a Palazzo Alemanni, insieme all'ideatore Armando Vitale, all'assessore alla cultura del comune di Catanzaro La Rosa, alla dirigente del liceo classico Galluppi di Catanzaro, scuola capofila Elena De Filippis, ha affermato di aver scritto al ministro Franceschini per evidenziare il ruolo che il Gutenberg ha avuto a livello locale e soprattutto quello che potrebbe avere a livello nazionale nell'avvicinare i giovani alla lettura. Occasione del Salone del Libro di Torino, dove l'anno scorso la Regione Calabria è stata la prima regione ospite d'onore, inaugurando questa sezione all'interno di una delle iniziative culturali più importanti del nostro paese, e anche quest'anno noi abbiamo avuto una presenza molto significativa. Il Ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, ha proposto di promuovere un grande evento collettivo nazionale per avvicinare i giovani alla lettura. Partendo da questo, ho proposto al Ministro di adottare, di ampliare l'iniziativa del progetto Gutenberg, che si sta sperimentando da 11 anni in Calabria, che da progetto cittadino poi è diventato provinciale, poi regionale, adesso meridionale, di utilizzarlo come appunto il grande evento nazionale di avvicinamento alla lettura del quale il Ministro ha parlato a Torino. L'Italia è uno dei paesi in cui si legge di meno, abbiamo cifre negative che vanno assolutamente corrette. Gutenberg è un grande volano per rendere la scuola più viva, più aperta al mondo, più creativa, una scuola capace di alimentare il protagonismo dei ragazzi, e tuttavia resta uno strumento primario per arricchire quello che dovrebbe diventare l'esercito dei buoni lettori in Italia, a cominciare naturalmente dalla nostra Calabria per quello che ci riguarda. Allora, perché non prendere spunto proprio da questa ipotesi del ministro Franceschini? Io che stamattina ho detto che gli stiamo scrivendo, stiamo preparando un buon testo, noi vogliamo raccontargli puntualmente ma sinteticamente che cosa abbiamo realizzato in Calabria, per dirgli che questo esperimento può diventare l'esperimento dell'intero paese. Se provassimo a immaginare il prossimo anno una fiera su tre grandi poli, uno in Calabria, uno nel centro Italia e due, tre, quattro poli, due nel nord-est e nel nord-ovest, noi potremmo creare un straordinario circolo virtuoso, mettere insieme le energie, garantire un flusso di scambio fra scuole e cittadini di tutto il paese, e quindi immaginare una edizione che possa essere foriera di un modello per l'intero paese assolutamente eccezionale. Credo che Franceschini si farà persuadere quando gli diremo che cosa abbiamo realizzato e le cose belle che stiamo ancora cercando di fare. Da questa edizione ci aspettiamo tanto, un riconoscimento definitivo, e proprio questa mattina sia l'assessore o il presidente della Camera di Commercio ci hanno detto che bisogna immaginare tutti insieme una edizione che incorpori molto spirito imprenditoriale. Io sono d'accordo, diventeremo imprenditori di Fiera Gutenberg. Cultura, artifici e storie. Questi tre termini non sono né antitetici né individuano realtà separate e distinte. In realtà noi viviamo in un complesso mondo dove tutto finisce con l'essere artificiale, e la natura è a rischio davvero perché l'uomo non ha programmato interventi atti a preservarne l'incolumità. Le storie poi sono quelle che ci consentono di ricostruire il fil rouge davvero che fa sì che l'umanità
non diventi immemore né del suo passato né del suo presente, e trovi attraverso la parola scritta la capacità di evocare emozioni, specie nei ragazzi. Il progetto Gutenberg, nonostante le difficoltà, ha tenuto duro e formato tanti giovani che oggi amano leggere ed essere informati. Nel corso della conferenza stampa, l'ideatore Armando Vitale ha invitato tutti, istituzioni e non, a credere in un progetto Gutenberg ancora più ampio, un vero e proprio grande evento culturale, e ha ipotizzato la creazione di una task force regionale per garantire al progetto maggiore sostegno da parte di scuole ed imprese. Il progetto Gutenberg da anni forma all'anima dei giovani, vive delle emozioni e dei pensieri degli studenti calabresi che attraverso i libri sono cresciuti e maturati nella consapevolezza che il libro è il miglior amico dell'uomo che crede nel futuro.